Bentornati ragazzi sul canale Game Now e continuiamo il gameplay di Gears of War 2. Dunque, ci troviamo al terzo atto della storia, in questa struttura segreta del COG, immersi in una tempesta allucinante, e dobbiamo esplorare e scoprire i segreti di questa struttura abbandonata. Ce l'ha ordinato il generale Prescott, il capo del COG. Vediamo un po' cosa troviamo. Sicuramente è sempre meglio che trovarsi nello stomaco di un vermone gigante. Chissà perché hanno costruito una base qui giù. E poi che dovremmo cercare? Non lo so. Ma sai che lo sapremo quando lo troveremo. C'è Ma se in qualcuno? questo posto ci sono informazioni importanti, perché le cercano solo ora? Non ha senso. Esatto. Cioè, tipico dei burocrati del governo. Esatto. I classici soldati che eseguono gli ordini senza sapere cosa e dove devono agire. Comunque, sicuramente questa struttura è tutto che non abbandonata, sicuro. Laggiù c'è qualcosa. Cos'è? Forse negli abietti, non saprei. Mi ricorda un po' il capitolo del primo Gears of War nella Ci sono un stazione. sacco di spazi aperti e di tetti qua in giro. Occhio ai cecchini. Nella stazione dell'Emulsion, che era un po'. Vabbè, lì era di notte. Qui invece è di giorno, però vabbè. Stesso luogo lugubre. Come quel capitolo lì. Ah, beh, dovremmo entrare dentro, immagino. Forse è solo una copertura. Ovviamente qui ci tenevano qualcosa di segreto. Già, ma che cosa? Lo sapremo tra poco. Forse qua ci sono stati degli arenati. Sembra che siano saltate le fognature, è un casino. Controllo qui Delta, mi ricevete? Delta, qui comando. Avete qualche informazione? No, stiamo provando a contattare il controllo. E il controllo non è contattabile per ora, Delta. Dovete fare rapporto direttamente al comando. Vi terremo informati, passo. Ricevuto. Delta, chiudo. No, riprendiamoci la pistola. Benvenuti al deposito Jameson. Fornire i dati di identificazione per entrare. Non ci posso credere. Spiacente, ma sono richiesti i dati di identificazione per entrare. Buona giornata. Jack, sfonda questa porta! Mi sa che è un po' un problema entrarci. Lascia perdere, Jack. Dobbiamo farla esplodere. Baird, puoi piazzare una carica esplosiva? Certo. Normale o superpotente? Superpotente. Noi andiamo in ricognizione. Ricevuto, capo. Baird, chiudo. Cerchiamo un po' di elettricità. Ok. Ripristina l'elettricità nel magazzino. Allora, Allerta. qui c'è qualcosa, ve lo dico. C'è sicuramente qualcosa. E non fatevi aspettare così tanto, dai, comparite. Apparite, comparite, che cazzo si dice? Fatevi vedere, insomma. Un
lanciafiamme. Fico, dici che funziona. Provaci e lo saprai. Lanciafiamme, ragazzi. Perché Carmine parlava sempre del fuoco. Gli sarebbe piaciuto da morire. Già, che ci avrebbe bruciato. Proviamo questa. Cosa faccio, Carmine? Ok. Energia elettrica ripristinata. Ma non è un problema di elettricità, ma di autorizzazioni. Torniamo al Centauro. Torna al Centauro e prendi la carica esplosiva. Ok. Oh, cazzo. Abietti. Qualcuno vuole un barbecue di vermi? Abbiamo abietti. Abbiamo dei cazzo di abietti. Certo che gli abietti di merda. Non si carbonizzano. Certo che gli abietti preferiscono questi posti lugubri per attaccare. Tosti, ma muoiono tutti per un po'. Qui c'è una porta, aspetta. Attenzione. Oh, eccoci al Centauro. Ehi, come butta? C'è una specie di porta di sicurezza che dobbiamo aprire. Aprire? Vorrei dire far saltare in aria. Esattamente. È tutto pronto, Marcus. Tieniti a distanza di sicurezza. E mi raccomando, non la fare cadere. Capito. Vi facciamo sapere come va. Lo capiremo. Piazza la carica esplosiva alla porta chiusa. Ah, dobbiamo portare il... Quanto cazzo pesa? Sì, ciao. Cavolo, se sapevo che era così pesante, gli chiedevo una bomba normale. Cioè, dobbiamo... Non mi dire che adesso compaiono di nuovo gli abietti. Dobbiamo trasportare sta bomba fino alla in fondo. Jack, vedi che puoi fare. Di qua. Sembra cose che non vogliono farci entrare. I dati di identificazione richiesti? Sì, certo. Oh sì, ora ti identifico io.
Passo consentito. Grazie. Potete proseguire. Passo. Tempesta di in arrivo. Fatto un bel lavoro. Origine. Ok, vediamo cosa c'è all'interno. Wow, questo posto è tutta un'altra cosa. Benvenuti al centro di ricerca Nuova Speranza. Io sono Nice e sarò lieto di fornirvi tutta l'assistenza necessaria. È una registrazione? Mi sa di sì. E poi la tempesta veramente sta aumentando. Non sono una semplice registrazione. Cosa? Prego, entrate pure. Vi illustro le caratteristiche della base. Ok. A me sembrano alloggi per operai. Un campo di concentramento. Cavolo, questo posto non mi piace per niente. La nostra struttura ha gli standard più alti in assoluto, ve lo garantisco. Siamo molto fieri del nostro lavoro qui. Non lo dubito. Comando, qui Delta, mi ricevete? Ricevuto, Delta. Notizie? Siamo nella struttura, ma c'è qualche sorpresina. E poi non credo che sia abbandonato. Dovrebbe essere vuoto. Delta, cosa vedete? Non è quel che vediamo, ma quel che sentiamo. C'è un tizio che controlla il sistema di sicurezza. Nemico? No, rompipalle. Sembra che abbiate tutto sotto controllo, Delta. Teneteci informati, comando, chiudo. Cerca i dati sulla roccaforte delle locuste. Oh, si è aperta la porta. Torrette automatiche. Siamo fieri della pulizia della nostra struttura. La sporcizia non sarà tollerata. Vi ringraziamo per la collaborazione nel mantenimento dei nostri superbi standard. Se per te questi standard sono superbi, dovete fare dei miglioramenti. Durante la vostra visita, informateci se notate condizioni inferiori al livello dei nostri standard. Qui a Nuova Speranza, il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione. Cos'è? Dottor Dousato. Stephanie, dobbiamo parlare. Sono davvero preoccupato per la nostra sicurezza. Nice continua a dire che i soggetti sono innocui sotto sedazione, ma io ho appena visto Sven sbranato da uno dei maschi. Fatto letteralmente a brandelli, straziato a sangue. Questo posto non è più sicuro, forse non l'ho mai stato. Parliamone oggi stesso. Ho già preparato la mia lettera di dimissioni, dovresti fare altrettanto. Doc. A quanto pare conducevano esperimenti qua dentro, ma su che cosa? Sistema di sicurezza abilitato. Thank you.
difesa come la pulizia è il segno di eccellenza. Non siete d'accordo? Ma questo dice su sé. Sistema di sicurezza disattivato. Non sarà tollerata. Vi ringraziamo per la collaborazione e il mantenimento dei nostri esperti standard. Ma cos'è, una cucina questa? Marcus, ci sei? Ti ricevo, Bear, che c'è? Qui tutto bene. Ma mi sa che il tempo sta per peggiorare. Dicevo, cercheremo di fare in fretta. Alla base di qualsiasi società avanzata c'è una ricerca scientifica attenta ed empirica, senza la quale saremmo dei selvaggi. Dei selvaggi sporchi. Pendulum? Non credo. Questo posto è fatto per tenere la gente alla larga. Durante la vostra visita, informateci se notate condizioni insicure Informateci se notate condizioni di abbiamo la speranza di non trovare. Freddy! Marcus, qui Bird. Qui c'è un tempo da schifo. Sa che sta arrivando una tempesta di grandine mortale. Se continua così dovremo entrare. State alla larga dalla tempesta, torniamo non appena possiamo. Ok, verde, chiudo. Una tempesta mortale, una grandine mortale sta arrivando. Ma sono dei laboratori questi. Dobbiamo dividerci. Uno di noi deve staccare la corrente di quelle torrette. Chi va a staccare la luce? Tu o io? Vai tu, vai tu. È ovvio che il COG voleva che nessuno. Primo tentativo. Tre. Due. Ti garantisco che la sicurezza non è assolutamente un concetto da parte. Dopotutto è alla base della nostra società. Marcus, insieme sta pronto. All'igiene, ovviamente. Tre. Due. Uno. Via. Pronto? Tre. Due. Uno. Via. Tre, due, uno, via!
un'altra volta. 3, 2, 1, via! Qui sotto si divertono davvero. Madonna, che portone brutta. Porca troia, cazzo, questi non sono prigionieri di guerra. Che cavolo sono? Delle specie di vasche di stasi. Ma che c'è dentro? Non sono ambienti. Non credo che possiate accedere a questa parte della struttura. Accedere? Vuoi davvero iniziare tutto da capo? Il corretto accesso alla struttura evita eventi imprevisti e quanto mai spiacevoli, vi assicuro. In fondo, che bisogno c'è di andare in giro a collegarsi a caso ai computer, giusto? Comando, qui Delta, lo state vedendo. Lo vedo, Phoenix, ma da qui non ci capiamo niente. Per noi è come se non esistesse. Questa è senz'altro tutta roba segreta. Voi ne sapete di sicuro più di me. Ricevuto. Delta, chiudo. Jack, collegati e vedi che riesci a trovare. Forse uno di questi terminali contiene delle informazioni su questo posto. E anche dove sta la roccaforte delle locuste. Vi avverto che i nostri sistemi di sicurezza sono i più all'avanguardia in assoluto e non possono essere superati. Dacci sotto, Jack. Ci servono quelle informazioni. Brusco risveglio. Aia. Qualcosa si risveglia, mi sa. Ben fatto, Jack. Dicono sempre di salvare i bambini. In questo caso è esattamente quello che stiamo facendo. O perlomeno ci stiamo provando. Cos'è? Sembra Niles. Più sano di mente, però. Il viaggio verso Mount Kadar non sarà facile per niente. Dovremo spostarci di notte, con la neve. E il presidente Monroe non ha autorizzato nemmeno l'uso di veicoli per trasportare i soggetti. Soggetti? Ma di chi parla? Non lo so. Lascerò attivo un sistema di sicurezza semisentiente che controllerà la struttura. Non vorrei che qualcuno disturbasse il riposo dei Siri, dato che vorremmo avere l'opportunità di studiarli più in là, quando saranno cresciuti. Mi vergogno quasi a dire che il sistema di sicurezza è basato sulla mia personalità, ma... Jack, che cavolo è successo? Cavolo! Niente di buono. Se fossi in voi inizierei a lasciare la base. Torna al centauro. Ho provato ad avvertirvi. A quanto pare avete svegliato i Siri. Potrebbero causare un bel po' di problemi. Siri? Dobbiamo aiutarli. Non credo, non sappiamo cosa c'è là dentro. Potrebbe esserci roba contaminata o pericolosa. Occhio! Cazzo! Cosa cavolo sono quelle cose? Siri, ovviamente. Non avete letto il rapporto prima del morto? Seguendo, c'è una
essere sconfitto. Conseguenze estreme. Questo fatto controlla tutti i sistemi di sicurezza. Dobbiamo trovare un modo per disattivarlo. Se... come cazzo? Dom, mi serve aiuto qui! Sapevano cosa li aspettava dentro Mancadari. Mi sono meritati ciò che abbiamo fatto. Dovremmo forse essere puniti. Madonna. Di sicuro non torneremo alla tempo. Chissà che questa è la nostra possibilità per disattivarlo. Cerca un interruttore o una centralina elettrica. Ci siamo. Ciao, ciao. Quando saremo purificati e la verità verrà fuori, sapremo ascoltarla. Ascoltarla. Fortuna è finita. Pensiamo ad andarcene da qui. Marcus, la grandinata è arrivata. Ah. Sì, anche qui è una merda. Serve aiuto? No, tornate al Centauro. Mi sa che abbiamo trovato quel che ci serviva. Oh, grandine mortale. Brutto segno per la mia pensione. Trovate un modo, dannazione! Grandine mortale. Abbiamo lo questo con i lanciafiamme. Non è un po' di tempo. Il prossimo! Una merda qua. Oh. Mi sto ritirando. Oh, che? Ma possono usare anche loro la motosega? Questa è una novità, scusa. Forza, nemici!
combo è voi, umano! Finite! Ritirata! Aiuto! Aiuto! Tom! Mi servirebbe aiuto! Vabbè ragazzi, è un casino qua. Commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.